l'orticoltura moderna è orientata all'ottenimento di produzioni di elevati standard quali quantitativi, ma deve sempre più fare i conti con la difesa dai parassiti tellurici. I nematodi rappresentano senza dubbio gli organismi più temuti dall'agricoltore, in quanto causano perdite di raccolto anche molto elevate, se non opportunamente controllati. Cedroz è un innovativo nematocida di origine biologica contenente due terpeni molto attivi nei confronti dei nematodi galligeni, il geraniolo e il timolo. Questi due composti naturali agiscono all'interno della cellula del nematode con diversi meccanismi d'azione. Andandosi a legare alla membrana cellulare, causano la lisi e la morte della cellula. Alla stessa maniera, operano direttamente sui mitocondri, portando ad un danneggiamento degli organuli e, di conseguenza, ad una interruzione nella produzione di energia. Cedroz ha dimostrato un eccellente controllo delle larve di seconda età dei nematodi e un'evidente inibizione della schiusura delle uova. Vediamo adesso come si comporta Cedroz all'analisi al microscopio. Situazione al momento dell'applicazione di Cedroz a due differenti dosaggi. A confronto con il testimone non trattato. 6 ore di esposizione al prodotto. 24 ore di esposizione. Le larve, già alcune ore dopo l'esposizione al prodotto, perdono la loro motilità. A questo punto, per verificare se le larve sono effettivamente morte, vengono trasferite in acqua distillata. 24 ore in acqua distillata. 96 ore in acqua distillata. Come si può notare, per entrambi i dosaggi, non vi è alcuna ripresa di motilità da parte delle larve. Il test in vitro dimostra, quindi, l'attività nematocida del Cedroz. L'innovativa formulazione brevettata di microincapsulazione protegge i terpeni tramite una parete formata da proteine, lipidi e polisaccaridi. Quando il terreno è umido, le capsule si attivano permettendo la fuoriuscita lenta dei terpeni nel terreno. Le capsule hanno la capacità di chiudere i pori se il terreno diventa secco e si riaprono quando le condizioni di umidità tornano ottimali, rilasciando nuovamente i terpeni. Cedroz ha numerosi punti di forza. L'applicazione è agevole e viene effettuata in post-trapianto attraverso il sistema di irrigazione a goccia. Ha un'attività nematocida comprovata nei confronti delle larve di seconda età dei nematodi galligeni e delle uova degli stessi, inibendone la schiusura. Ha un'attività multisito e per questo non dà luogo a fenomeni di resistenza. Inoltre non produce residui rilevabili sulla coltura e non è previsto un tempo di carenza, è ammesso in agricoltura biologica ed è sicuro per l'ambiente, per gli insetti utili, per l'operatore e il consumatore.